spesso ci troviamo ad avere grandi aspettative, no? Allora, cosa succede spesso? Abbiamo il concetto di domani. Domani è la giornata. Abbiamo che domani finalmente ci siamo liberati da tutti i nostri impegni. Dici domani vado a volare, no? Allora cominciamo a guardare le previsioni. No, sono ottime. Domani hai il permesso di andare. È buono fino a Belluno. Allora, è la mia giornata quella, ti allora, poi domani. Allora, qua Vipiteno. Dove andiamo? Giù fino a Mountain Dove. Andiamo. Ci mettiamo tutto, diciamo, tutta la nostra fantasia, no? A questo punto cosa succede? Oggi abbiamo che comincia a arrivare la sfiga, no? Giusto? Tua moglie dice, non vai perché devi fare la spesa. Dobbiamo andare lì. Invece a guardare le previsioni, cazzo, cambiano verso sera, cambiano, la capitana. Poi, neanche se basta, cosa arriva? Un WhatsApp del fax. Questa è Fusco, questa. Ecco, domani giornata bomba! Eccola! Tutti a casa! Poi domani spacco il busco! Pioggia! Poi, guarda, questa è l'ammazzata, vengo su stasera e dopo il Allora, vediamo cosa succede, insomma, no? Allora, come sono le previsioni la mattina dopo? Dopo tutto questo. Va. Media. Tutti questi segni. Dove sono? Zero. Allora. Cioè, in tutto questo io sono lì che dormo. Bene, a questo punto abbiamo questi sentimenti di disperazione, sicuramente ci disperiamo. No? Abbiamo lo sconforto. Cioè, nel senso che abbiamo voglia di vendetta, però dai, allora a questo punto dobbiamo pensare in maniera positiva, no? Allora, come possiamo a questo punto sfruttare al meglio la giornata che avremo, che sarà fiappa, perché bene o male, possiamo rinunciare oppure venire su e decidere di volare, no? Allora, io ho presentato alcune idee qui, no? Quali sono le tipiche situazioni, diciamo, di giornate chiappe, di giornate in cui, cioè, verrebbe voglia magari di stare a casa. E sono basi basse, diciamo, le conoscete, penso, no? Ogni tanto, no? Queste sono situazioni veramente un po' anche troppo, diciamo, magari un po' troppo sfigate, però diciamo succedono. Oppure un'altra situazione è blu come ascendente debito, no? Per cui abbiamo, non ci sono segni neanche di ascendenza, non abbiamo visualizzazione delle ascendenze, spesso sono deboli, abbiamo coperture, no? Sopra invece abbiamo ovviamente una condizione di basi basse che possono magari anche poi chiudersi e tutto. Allora, in queste condizioni è chiaro che tutto il nostro programma di Piteno, Mount e altre cose è andato a puttane, no? Cioè, insomma, andiamo. Beh, allora io, diciamo, di solito in questi casi bisogna rinunciare, perché qui, diciamo, solitamente pensiamo di andare verso nord, pensiamo di andare verso Vipiteno. E per sfruttare un po' le condizioni del genere dobbiamo pensare di volare ovviamente bassi, cioè a livello delle creste, sotto o magari sopra. Diciamo che, o dentro. O dentro. Speriamo, insomma, a una debita distanza, dentro o a una debita distanza. Per cui possiamo individuare, secondo me, tre vie che portano, diciamo, verso est, che sono, che hanno un punto in comune, se vedete laggiù in fondo, che direi che potrebbe essere il Montenero, per poi poter continuare dopo. La prima via prevede, dopo lo sgancio che può essere fatto qui, su Gentile, o diciamo dove trovate, dove sono le ascendenze, diciamo vicino al campo, seguire la via del Berzenis, del Piombada, il tempo o lo strumento. Questa, oppure la seconda via è passare lungo la vallata, andare alla Mariana, passare sul Plauvis, seguire la linea che poi passa davanti al Canin e continuare sempre verso il nero. Oppure la terza, che io ho fatto più volte,
però diciamo prevede un po', dove parliamo di quote, insomma, prevede se me ne invia dal, diciamo, dallo zoncolare, passare sul Sernio, il Zugdalbor e Montasio, cioè in cima, diciamo, lo spigolo Montasio est e il Canin, e poi proseguire di là. Allora, e qui abbiamo però tre condizioni diverse. Questa, diciamo, si può fare una quota, diciamo, direi su 1.500 più o meno, minchia, come quota, 1.500 in su, diciamo. Questa qui anche più o meno siamo le stesse quote fino a meno Plauris. L'interna invece bisogna salire sui, 2.000, più o meno, 1.800-2.000, direi. Non so, ditemi anche voi le vostre esperienze. Cioè, non è un discorso unico. Ma io l'interna la faccio a 3.000, 2.700. Diciamo che la, di queste tre vie, analizzerei questa, che diciamo che è la più, diciamo, per me la più frequente, la più utilizzata, soprattutto in condizioni deboli, no? Cioè quella, la, diciamo, la via interiore. Per questo andiamo a vedere cosa possiamo fare qui, no? Cioè abbiamo, ci troviamo subito venendo da, diciamo, una zona dove abbiamo sganciato. Solitamente io dico, abbiamo quindi per Zenischi a 1.900, più Bada a 1.700, diciamo significativamente, il Piemonte a 1.700. Possiamo quindi uscire, provare, perché siccome sono, abbiamo detto, abbiamo condizioni o di basi basse, dove magari abbiamo delle buone ascendenze, oppure di blu con condizioni deboli, dobbiamo assaggiare, cioè dobbiamo vedere come sono questi costoni, se sono portanti, se ci danno qualcosa, no? Per cui già il primo test viene sul Berzegni, sui costoni del Berzegni. Se già abbiamo dei valori che sono 0,5-0,2, che sono abbondanti, no? diciamo, possiamo pensare di passare sulla fila dopo, che è quella del Piombarda, e lì abbiamo tutto un bel allineamento che ci porta al lago di Cavazzo, no? Per poi pensare a fare il traversone verso il Chiampo. In questo modo abbiamo anche la possibilità di, se qualcosa non va bene, diciamo, se ci troviamo in difficoltà già quando arriviamo allo spigolo del Piombarda, ci troveremo al fatto che possiamo tornare indietro, saltare di qua e rientrare sul campo e rifare quota dall'altra parte. Per cui abbiamo sempre una via di fuga, quindi il famoso piano B, che si dice. Bene, un altro aspetto che da valutare, secondo me è un aspetto fortemente psicologico, qui abbiamo un aliante ben strumentato, cioè preso dal suo filmato, no? Del volo, che bello, dei Giacomo, no? Che bello aliante. Questo è preso dal filmato del Giaio. Ecco, questo è spesso quello che appare in una giornata con nubi basse, diciamo, questo è pesantemente basse, diciamo, qui avevi 1.000 metri forse, no? Ma di che volo è questo qui? Quello che hai fatto il filmato, sei andato fino alle Grussine. Penso che io vedo qui. Ma quello che abbiamo fatto assieme? No, un altro. Ah. No, diciamo, no, quello che volevo dire è questo, il concetto è questo, noi sganciamo, partiamo da Enemonzo. Partiamo da Enemonzo, sganciamo bene o male sul Cogentile, diciamo, su Arvenis, dove, e di solito saliamo subito a 2.000 metri, cioè abbiamo una salita, cioè ci permettono di avere subito quote alte. Uscire, spesso uscire poi sul davanti, diciamo su questa fila, e scendere, vuol dire scendere, vuol dire andare giù, che è una cosa che non ci piace, no? Assolutamente. Per cui siamo refrattari, finisce che non ci si muove perché dici, cavolo, vado giù, guarda quella cumulo là, e poi cosa c'è dietro, le cose. In realtà, se fatto, secondo me, con ovviamente la testa, perché qui nessuno vuole spingere, come dicevo prima, nessuno deve superare il suo limite, e deve avere sempre il piano B. Però, voglio dire, avere il cumulo che copre magari sopra il Berzegnis, quello che esce leggermente sopra il Piombarda, ti permette comunque di andare. Poi torni indietro, perché se ti ha portato fino al costone, no? Se non c'è la copertura, poi non è che muore, non è che si spegne il costone, no? Per cui avrai sempre il modo di avere un po' di quota per tornare in campo e addirittura ripartire col volo, no? Per cui, voglio dire, superato questo aspetto psicologico di devo scendere, no? E quindi per portarmi là, prendiamo la via, no? Prendiamo la via verso il, abbiamo detto prima, dal Piombarda, seguiamo tutta la via e qui ci troviamo di fronte, che arriviamo in fondo, abbiamo qui in fondo il Pichiat, che è una quota di 1.600 metri, e decidiamo di andare verso il Chiampon. In questo caso
cioè vi dico cose che avete già fatto, però giusto, cioè, come ti dico, se avete altre idee... Proprio... Non è questo buono. San Simeone 1200. No, bene, San Simeone 1200. Sì, 1200. Sì, 1240 mi fa. Boh, dico, è approssimato. Sì, sì. Il discorso qual è? E qui dico, viene fare, di solito qui si è già innescato, diciamo, se presto la bandita c'è ancora il nord che spinge, ma spesso queste giri li facciamo verso mezzogiorno, per cui avremo già un'in di brezza a sud. E qui, siccome vedete che c'è la vallata, essendo una discontinuità, essendo uno spigolo, sicuramente lì ci sarà da salire, ci sarà sempre qualcosa. Se non sarà 0,2, troveremo finalmente un 0,5, un 1, cioè per dire, adesso dico questo, da dire, vieni che è buonissimo. Per cui da lì ci facciamo la quota massima e partiamo per il traversone. Io di solito consiglio sempre di fare, cioè perlomeno io cerco di appoggiarmi a sua volta al San Simeone, al costone dove poi lì si lancia il parapendio, e arrivare poi al Tiampon. Arriveremo al Tiampon Bassi, arriviamo al Tiampon Bassi, però come torno a dire, qui a questo punto siamo sul piano B, zona di atterraggio di Rivoli, cioè siamo in sicurezza, se non è che andiamo a cercare roba. A questo punto sappiamo, avendo sicuramente che abbiamo la possibilità di Rivoli, possiamo gestirci, lo facciamo con tranquillità, possiamo concentrarci sulla salita e su quello che va a fare. A questo punto, io dico sempre, questa è una visualizzazione, questa è la via che si fa, cioè passiamo sull'albero di Cavazzo, poi se avete quota potete fare anche un dritto, però solitamente è quello che... Come mai non passi davanti sul... No, sul Brancotto posso dire, spesso sul Brancotto devi fare questo giro qua, paga poco, almeno Stefano, come dici, il Brancotto, si chiama Brancotto, sì, paga poco, paga solo se sei bassissimo, se sei 600-700 metri allora si arrivi a 1000, ma se no se sei 1000 non conviene. Puoi utilizzare proprio in caso di emergenza, però di solito io lì trovi già perché comunque... Mi dicevo, se c'è un po' di sud da una parte o dall'altra, San Simeone ti dà, cioè non è che ti dà. No, a ricordo di oggi, San Simeone è un po' coperto come Brancotto, quindi. No, sono molto. Diciamo che, poi sai, dipende dalla giornata. Scusa, c'è da dire che con 1000 metri dal Tiampon arrivi tranquillamente a Rivoli, per cui se sarei di basso. 1000 metri. Con 1000 metri si arriva, se questo segnato lo prendo. Puoi cominciare ad andare su e giù per il costone. A questo punto, noi partiamo, siamo arrivati a Tiampon. Ovviamente come vedete siamo arrivati in Bassi, abbiamo davanti anche il Quarnan, dove ora non riuscite a agganciare prima di andare su a Rivoli, ci facciamo il costone, in questo caso vi ricordo la salita 8 sui costoni, che secondo me il Tiampon è una palestra per la salita 8, cioè arrivate lì, potete ovviamente fare l'8, ma quando siete verso la montagna potete addirittura prendere lo spigolo, appoggiarvi proprio con l'ala che va oltre il costone, puntare lo spigolo, uscire con l'8, perché ha uno spigolo che sale in maniera molto ripida e questo vi permette di fare gli 8 passando al di là dello spigolo. Ma c'è lo spiegamento sta roba? Cioè, lo spigolo, tu hai lo spigolo che è molto ripido, no? In salita del Tiampon. Ma tu parli del primo spigolo? Sì, questo qui, il primo. Quello ovest. Quello dove c'è la croce? Questo qui, no? No, praticamente, no, arrivate qua giù bassi, no? Praticamente tu, cosa fai? Fai la salita cosiddetta, mi pare che state ben spiegato su qualche libro, purtroppo non... Però tu praticamente quando hai fatto, sei uscito dall'otto di qua, lo rientri e poi addirittura andare a puntare lo spigolo. Cioè, che vuol dire? Perché scende. Perché lo spigolo te lo trovi. No, in salita. Tu ti trovi praticamente che hai la... vai proprio a salire sullo spigolo, esci, fai l'otto, riprendi, quindi praticamente non esci... esci di pochissimo dal flusso di salita. Ah, ok, capito. Cioè praticamente te lo cuci, cioè come dire, proprio una cucitura sullo spigolo. Sì, vero, vuol dire che va bene metà costone. Metà costone, sì. Fino alla frana. Sì. Però diciamo che siamo ancora nella fase qui iniziale. Sì. No? Quindi lì facciamo la quota massima, dove ovviamente possiamo poi addentrarci, dipende dall'ora della giornata. E a questo punto, fatto quota, ci possiamo portare verso quello che è il costone 5, il Gran Monte che è un altro 1600, e laggiù in fondo che è lo store sempre a 1650 più o meno, quella è la mia. È l'autostrada. Infatti noi la chiamiamo autostrada. È l'autostrada del Tor. Come oggi fai 1500-1600 sul Tiampon e poi autostrada fino allo store, questo è il mio gergo. Ecco,
Cosa abbiamo qui? Abbiamo qui ovviamente, cioè parliamo di condizioni ovviamente in assenza di vento nord, teso, parliamo di condizioni dove c'è un po' di brezza di mare. Un po' di brezza di mare, oppure. Quindi il più famoso è il telepass sulla via. Sì, poi sullo stola il casello devi decidere. Okay. Ecco, qui io ho tirato giù un filmatino da YouTube dove secondo me rappresenta sia l'altezza ideale, che spesso è difficile da raggiungere, cioè di solito è quello che si è, per fare un postone secondo me che porta giù. Eccolo qua. Allora, questo qui è un filmato fatto da YouTube. Ecco, secondo me questo rappresenta proprio il classico postone fatto. Qui siamo già all'altezza di questo ciclo, Gran Monte, sì. Ecco, secondo me questo rappresenta il modo di costonare, cioè in questo caso abbiamo l'ascendenza debole, andiamo giù e praticamente ci appoggiamo al costone, proprio lo seguiamo in tutto per tutto, sfruttando proprio cioè ogni ascendenza possibile, no? Come, cioè ogni zona che ci dà un valore. E, qui siamo a livello di 1100, e questo si arriva allo storm, no? All'altezza dello storm. Questa è già una condizione, direi, di tardo di pomeriggio, già buona, dove si vede che il sud. Ecco, lì di solito sullo storm, proprio dove avete iniziato le antenne, si trova sempre qualcosa per, per salire. Infatti, dopo qui, giustamente, guarda, come stava vedendo Stefano, abbiamo due possibilità, arriviamo allo storm, a questo punto ci portiamo o verso il nero, seguendo sempre l'orografia. Se vedete faremo la quota massima sullo story, ci portiamo poi sulla linea dietro e andiamo poi a seguire il costone del nero. Oppure andremo giù poi di là verso, poggiandoci al Matteo, possiamo andare verso Gorizia. C'è da dire una cosa, che se proprio la giornata è fiacca fiacca e io voglio continuare ad andare verso est, posso permettermi dallo store di arrivare qua anche a 1300-1400, perché sono in sicurezza sull'aeroporto di... E più di qualche volta, proprio lavorando su questa piccola fascia, costonando, facendo otto, insomma, remenando, mi sono riuscito a fare quota. Poi però la zona in assoluto migliore, più andiamo al nero, è questa qua. Esatto. Questa è la zona migliore. Tant'è che oltre alle due strade che vi ha detto Viviano, c'è una terza dove qualcuno preferisce fare proprio un diretto qua. Mm-hmm. Fa un diretto qua. E dipende dalla quota che hai. No? Dipende dalla quota. Sì, esatto. Questa è la zona migliore. Questa è la zona in cui io anche ho fatto la mia bella quota quando ho fatto quel fuoricampo. Disgraziato, e poi passando sul nero e tutte le altre, diciamo l'altra parte che si costona comunque stando verso sud per andare verso Piedicolle, invece tirava poco niente. Se in questo tratto qui voi non trovate da salire bene, io consiglio di tornare indietro, perché questa è la miglior zona anche in giornate fiacche per fare quote per andare verso l'est. No, il discorso è che diciamo che comunque è preferibile, io l'ho fatto più volte, preferibile appoggiarsi dietro. Sì, perché comunque troverete da salire qua sui postoncini, sempre che sia il tratto ovviamente brezza da sud o ci sia comunque termica, diciamo. E l'altra via del Matteo la vediamo dopo, per cui dopo io ti faccio vedere fino il pezzo fino diciamo a Piedicolle, poi faccio vedere la zona, anche un volo verso, diciamo, Idusina fino a Lanos. E dopo Stefano puoi far vedere il tuo filmato dentro. Il filmato non è altro che qui, ad esempio, è la condizione di arrivo, questo qua giù è lo store, ovviamente la zona molto più bassa, un vecchio pezzo di filmato fatto a sua volta con i nastri. E faccio vedere una cosa secondo me interessante, è la... Aspetta, si può vedere. Vedete, questo qui è praticamente, siamo bassi, si arriva lì, c'è una cosa abbastanza normale in questa zona, però guardate che in questo caso, vedete intanto le nuvole che sono abbastanza fiate, le vedete sopra, e praticamente vedete in questo caso, giusto si tornava a quello che si diceva prima, di sicurezza, qui volendo, vista la quota e tutto, si potrebbe chiudere in spirale, no? In realtà, pur avendo guadagnato già la vetta in un giro solo, viene fatto un 8, cioè, potremmo anche chiuderlo di qua, invece viene fatto un 8 per arrivare. Se vedete subito, poi vi troverete, cioè, se la zona, comunque se c'è un'ascendenza cosa, vi troverete poi subito, diciamo, l'altezza delle vette. Come vedete la zona spesso, volevo dire, questa è la zona, cioè, è la giornata fiappa, no? Cumuli fiappi, visibilità scarsa, questo disco. E poi comunque si riesce ad andare. Se lo fermiamo un attimo, vedete pure che dopo dietro qua, c'è proprio la classica zona fiamma, vedete comunque ci sono i cumuli sulla zona dietro da poter sfruttare e andare. Come dico, si fa se uno ha, diciamo, la sensazione, la sensibilità di farlo, non è? Cioè se uno non si sente, se uno si
ci si ferma, si torna indietro e ha tutto, tutta l'altezza e tutta l'energia per tornare a casa. Bene, questo è ovviamente quello che succede dopo, quando si arriva dietro, e come diceva Stefano, si appoggiandosi alla linea dietro, questo sarà il percorso che andremo a fare sul nero. Detto questo, diciamo che la fase successiva è arrivare al nero. Arriviamo al nero, arriviamo col costone, dovremmo fare degli otto, potrebbero essere, di solito io preferisco farli prima sui costoni qua, che di solito danno molto di più, e farlo sullo spigolo dove ci sono parapendii, o c'è il rischio di avere zone morte che non si vedono, comunque si sale dove c'è da salire ovviamente, e poi continueremo verso Piedicolle. Qui avremo due montagne, se vedete il Tolminski Kukkia 2100 e 1009. Che dire, sì, in questo caso ho preso un filmato, eccolo qua, con qualche preso da internet, però vi dà l'idea del costone del nero, no? Qui ovviamente è molto crudo, ho filmato, ho fatto un fax con la telecamera, no? Che ciabatte avete? Non sono io, dai! Sì? Sì, ecco, esempio, questo è proprio per darvi l'idea, cioè, l'avete se l'ha fatto, e dà l'idea proprio di essere sul nero, no? Cioè, no. Okay. Questa è già una giornata buona, se vedete i cumuli già sopra la cima, e vedete insomma c'è tutto il costone da porta del visto, cioè di solito una si trova un'ascendenza ottima. Sulla parte finale del filmato era volevo farvi vedere una cosa che invece rappresenta la giornata, diciamo, più fiato. Questo dove è, scusa? Sul nero. Questo qui è il nero? Nero. Sì. Arrivo sul nero. Sul costone buono. Quello lì c'è il famoso spigolo. Che esatto. Spigolo Fantuz potremmo chiamarlo. Spigolo del panico. Aspetta, perché del panico? No, perché non vedi lì, tu arrivi col costone a sinistra. Ah, e non vedi questo che c'è arriva dall'altra parte. Questo invece, allora, prima abbiamo visto la giornata. Aspetta che se siamo fermi. Neanche Cava fa delle costonate. Questa è la giornata scusa, quella prima era la giornata Cava, sì quella prima era la giornata bella, no? Questa invece è la giornata classica dove abbiamo il cumulo che copre la punta del nero, quindi avremo la condizione dove non è, cioè siamo già nella condizione più fiata della giornata, però come dico si riesce ad andare comunque, cioè voglio dire ovviamente si riduce tutta la velocità, si riduce tutte le medie, però bisogna avere una, cioè bisogna poi tenere più cura delle discendenze che si trovano. Continuiamo poi dopo il nero. Dopo il nero abbiamo detto abbiamo tutta la via che va giù e va giù fino a Piedicolle che è qua giù. Qui abbiamo diciamo tutta la linea di cresta. Ecco, in questo caso però abbiamo il fatto che qui diventa più difficile, si complica tutto, perché abbiamo delle uscite, cioè se vedete tutte queste montagne hanno tutte queste parti che escono, che allora diciamo uno finisce basso, poi si complicano molto perché deve uscire, farsi tutti gli spigoli e tutto per rientrare e non è assolutamente facile. Che cono siamo? Qui, allora, qui attenzione, qui non hai coni, cioè se non bled giù, e quindi bisogna tenersi su alti, qua. Cioè, mentre prima avevamo delle possibilità, cioè abbiamo Tolmino sotto, però insomma fuori campo, per cui io direi questa cosa qui, cioè andare giù si fa quando abbiamo diciamo una certezza di avere la possibilità di volare a livello delle vette o poco sotto. Se invece più basso, cioè bisogna andarci molto campo. Cosa abbiamo qui? Ecco, una situazione che abbiamo spesso sul nero, come sicuramente l'avete visto anche voi, è che ci troviamo spesso a avere il nero che è dentro, no? E di là vi troverete oltre, invece, dovuta all'aria che arriva dalla vallata di Bled e cosa, avete una base comune molto più alta, cioè perlomeno si alza e vi permette di avere, vabbè che è leggermente più basso, sono 200 metri di differenza, 300 fra la cima del nero e quelle cime lì, però vi permette comunque di passare tra i cumuli e le cime. E questo vi permette di continuare il volo, perché quando tu lo vedi arrivi al nero, spesso esattamente sia proprio questa trovata. Vedete, avete la cima e il primo tratto coperto dalle nubi. Poi invece oltre riuscite a vedere, ad avere invece la visuale
e si ha, c'è un effetto anche magari di un cielo retto dal nord, qualcosa che alza tutto. E in questo caso poi, questo è comunque quello che spesso si fa per andare giù a piedi colle, cioè vai via sempre costonando, a questo punto hai sempre, se c'è lo spazio ovviamente sopra, per mettere le nuvole, e andate giù, vi porta giù fino a fondo. A ritorno, cioè a questo punto raggiunto piedi colle, ho superato piedi colle, si potrebbe anche continuare ancora un po', però dipende dalle condizioni. Insomma, la Lubiana. No, vabbè, diciamo che dovete continuare. Abbiamo qui, ovviamente, qui c'è dall'altra parte, c'è un rifugio qui, superato piedi colle, diciamo un punto di riferimento. E anche qui vi ho messo un filmato per un ritorno velocissimo. Scusa, una curiosità. Dimmi. Perché voi conoscete meglio quella fascia lì? Non ci si spinge mai più in là di piedi colle. No, si può andare ancora. Cioè, vi siete andati oltre qualche volta? Sì, però fino a dove finisce la catena di montagne. Montagne. Dopo non è più in montagna. Dopo si abbassa, si però abbassa. Fino a un allineamento di crestine. Ma poco. Verso il Viale. C'erano collinette. No, perché alcune volte si vedono i cumuli, però io... Mi ha spiegato che volte piedi colle è vietato, quindi io sono indietro. Ma c'è Lubiana, c'è la porta di Lubiana. C'è il porto. Se, no, spesso di là poi, cioè a questo punto ti avventuri un po' sulle collinette molto più basse e dopo non ti porta da nessuna parte, tutto sommato, no? Perché alla fine dovresti continuare a congiungerti dove? Con le invece caravane. Parlando di no, no, dovresti andare a congiungerti con le caravane. Sud, no, secondo me con le voci. Però è lontano, è nervoso, siamo molto fuori. Ma parlando del taglio della piedi colle, io ho simulato due o tre volte con Condor il taglio per andare a Bled e chiudere il cerchio bello. Sì. Effettivamente è fattibile con una quota abbastanza bassa. Guarda, Condor, abbiamo fatto una volta abbiamo fatto il contrario di lui, abbiamo fatto anche dalle caravanche siamo entrati a piedi colle, no? Sì, sì, funzionato anche se era aggiornato, insomma, neanche potentissimo. L'unica cosa è che c'è una specie di altopiano lì un po' in ritardo, sì, dietro, esatto, tutto in afferrato, tutto quel bosco. Ma voi come fate di solito quando... No, noi diciamo, allora questo è un volo diciamo in condizioni dove non hai basi a 2.500-3.000, cioè siamo basi al massimo 2.000 qua o anche lì. Il discorso qual è? Che se tu vieni da qua verso le caravanche non l'ho mai fatto, l'ho fatto sempre il contrario, perché dalle caravanche comunque riesci a tirare su una quota decente, più superato Bled si comincia a entrare già su una zona lì, diciamo in montagna, dove di solito trovi un'altra termica in mezzo che ti fa... Ti rialti, porta su. Ti appoggi alle montagne, quelle a ovest di Bled, o tagli dritto? No, taglio dritto. Ah. Sì, taglio dritto. Ah, proprio no. Dall'aeroporto. Saranno 20 km? Diego ha fatto il contrario. Diego ha fatto una cosa. Due volte con Diego l'abbiamo fatto. Da sud verso nord. Ah no, io l'abbiamo fatto due volte in giù e Diego l'ha fatto anche una volta in su. Sì, sì, in su. Sì, diciamo che dipende sempre da quanto parti qua, perché se parti sempre la quota che veramente degrada. È chiaro che sei in sicurezza. Ma io faccio la simulazione partendo anche basso, mi sono vado a memoria. Partendo a 2000-2100 da lì, evitando l'altopiano, facendo un po' così, agganci abbastanza bene di là di Bled sui postoni. Sì, sì, no, va. Considerando che passi sopra Bled, quindi sei in sicurezza. Cioè, quello che dico, sei in sicurezza. Dopo ti appoggi a nord di Bled. Poi se riesci a vedere se c'è attività su Bled davanti, vedi subito. No, è fattibile, sicuramente. E, questo qui di nuovo è un esercizio secondo me di cioè mi piace questo film là perché è proprio così come torni poi la sera da piedi colle, no? Cioè un ritorno costonato, cioè mi fa gola, no? non vedo e dico, ma perché guardate, cioè, secondo me lui è pilota, cioè, come lo farei io, no? Per cui per quello l'ho messo. Cioè, se vedete tra la cresta e quello ovviamente velocità, coordinati. Lui vede, segue proprio il profilo, vedete, guarda, qui sicuramente ha trovato un'ascendenza leggera, non se la chiude, proprio lo sta volando il costone, no? Come fosse proprio, se lo segue in tutto e per tutto, per non perdere neanche un filo di cosa, di ascendenza. Non c'è niente, cioè probabilmente qui c'è solo un sud che tiene, valori bassi, e lui segue costantemente il costone, guardate, no? Qui siamo ancora dopo piedi colle. Vedi, qui c'è una zona più bassa, consapevole più basso lui si porta sulla linea di cresta per prendere il massimo dell'ascendenza. Qui
Questo è uno delle rivolte. A questo punto esce di qui, ovviamente siamo a rischio di toccare il costone e se ne esce, e dopo un attimo qui la parte che stiamo sempre stiamo arrivando qui, no qui siamo, no ecco quello laggiù è il nero in fondo è oscura. Questa qui è una situazione abbastanza interessante perché guarda, se lo fermi anche si vede molto bene, anche poi il bellissimo prima aspetta devo farlo perché è un casino perché devo farlo ripartire, ma non importa. No, la cosa che si notava, che si nota molto bene, che è la percezione che hai volando è completamente diversa quando tu sei appena sopra la cresta, come questo, guarda, questo pezzo qui è perfetto, qui sei in paradiso. Esatto. Ok? Bravo. Sei in paradiso perché hai l'ala su 5 metri magari, ma sopra la cresta. Qua si vede molto bene. Provate a immaginare di essere sotto quelle rocce là, in basso. Sono 200 metri, sì, ma sì. Vuol dire la differenza tra le stelle. No, vuol dire la differenza vuol dire tra fermarsi poi a termicare in nulla, nel nulla per quindi, cercare o continuare dentro. Quindi bisogna stare attenti a non finire sotto, esatto. Una quota. Sì, no, sotto una certa quota diventa tutto complicato. Magari per tirar di più. Sì, sì, io adesso prendo una bella salita, la seguo. E questo è proprio il classico percorso. E poi c'è ovviamente un momento critico qui da questo costone che Stefano conosce bene, abbiamo fatto più volte, che è arrivare al nero, perché a un certo punto c'è una discontinuità, lo vedrete anche da lì. E ecco, vi ricordo, aspetta ancora un attimo, che vediamo appunto questo pezzo, ecco, da tener conto, come vedete anche qui, i cosiddetti costoni che escono, perché se voi finite laggiù, cioè non passate più, no? Per cui ad occhio, quindi anche la velocità del costone va. Ma ovviamente deve essere sempre tale da qui, se vedete, siamo arrivati al nero, ecco, è sempre cosa, quello lassù è nero, cioè anche comunque l'ultimo pezzo di traversone, questo c'è sempre una specie di buco. C'è un paesino disabitato. Esatto, c'è una specie di. Vabbè, comunque molte volte l'ho visto bene. Ecco, a questo punto lui il nero poi di solito comunque paga sempre, vabbè, questo lo faccio. Cos'è che paga sempre? Il nero, il Montenero, okay. Sì. Allora, a questo punto avranno già visto e siamo tornati, poi Stefano che ha il suo volo, vediamo sulla. Sì, quello è un superassunto velocissimo. Invece l'altra via era sul Matayur, Matayur dopo continuare, secondo me, per andare verso il Nanos. Allora, qui c'è una vista un po' stratosferica, ma diciamo è faxiana, però è dare l'idea. Abbiamo due vie, secondo me, poi se avete altre, fate altre, volentieri ne parliamo. Abbiamo il Matayur a 1006, una a seguire la fascia pedemontana, dove abbiamo varie vallate qui da tagliare, che sono tutte che entrano di traverso, per poi arrivare a una zona organizzata che sicuramente Arrigo conosce bene, no? Per arrivare su Gorizia, buttarsi poi sui costoni di Edussi e arrivare al Nanos. L'altra via che spesso faccio, preferisco, è quella, se ovviamente percorribile, è continuare dentro lungo il costone che va dal, diciamo, dalla valle di Risonzo, dal Matayur, perché abbiamo qui una linea di cresta. E lì come terrabilità cosa c'è? Lì Tolmino, lì a questo punto c'è Cepovan, Cepovan che è in mezzo lì, che è un po' un campo. Tribolo? Sì, no, è un campo, diciamo, un po' grande, un prato. Sì, non ce l'abbiamo noi? No, non ce l'hai. Non ce l'abbiamo noi? Cepovan. Quello di Cepo è quella? Dove è quella? È in un campo più o meno qui. Non abbiamo schede di Cepo. Ah, dietro là. Ed è sta giusto a metà strada. Per cui, cioè, per la peggiore delle ipotesi, lei lì, però, vi ricordo che è tutto in discesa, diciamo, nella vallata, cioè c'è la vallata, poi ti porta su Gorizia e poi ti permette di arrivare anche basso sul, diciamo, su Gorizia e dopo c'è l'aeroporto di Gorizia. Si riesce a far quota e dussi da. Sì, questo lui sta vedendo delle rotte per farlo con quote basso. Sì, perché, sì, perché se lei ha. Se hai 2000. Puoi anche fare se no. Tagli sopra la. Un mezzo costone, esatto, per partire anche dal costone di Piedicol, cioè arrivare anche a Piedicol e puntare a Dussina direttamente. Bene, a questo punto, arrivando o dalla parte, diciamo, prima di Cepolo, arrivando qui, arriviamo qui su Gorizia. Dove poi ci troviamo per la visita di Gorizia e dobbiamo continuare lungo il costone da quella parte, verso il Nanos. Allora qui, sempre un filmato l'ha fatto lui, se vedete, cioè questo mi sta salendo esattamente lì tra Gorizia e Nova Gorizia, con dei cumuli che, diciamo,
sono discreti, insomma, però diciamo che ci permettono di vedere un attimo, dare una visuale di quello che potrebbe essere. Adesso, secondo me, qui è subentro, abbiamo qui la vallata che insomma è molto bella questa, cioè veramente da fare, è uno spettacolo. E una volta che sei qui, se non ci sono problemi di ora o di vento forte da ovest, il resto è importante tutto, anche a livello di costumi, proprio come è stato disegnato, cioè così, rigola con come è casa sua. Bene, arriveremo, a un certo punto arriveremo giù a Nalos, giù. Qui forse ho fatto una foto, qui quello che è, vedete il Nalos da giù, scostonando, vi trovate a seguire per arrivare fino giù. Ecco, qui avevo fatto un volo con Bugiaio una volta e come vedete abbiamo fatto un volo che a parte la parte iniziale che aveva una quota di 2007 che era lassù perché dovevamo andare come sempre in direzione nord, poi se vedete si parla, siamo tra il 1000 e 1500 e 1007 qualche di quota, no? Ecco, in questo caso è un volo, diciamo, una giornata che era veramente fiappa. Certo. Vedete bene o male, io sono, poi sono tornando indietro, non ho trovato delle ascendenze buone, potevo anche andare verso, tornare indietro, potevo andare a cercare il fuoricampo, cioè rischiare di andare a cercare il fuoricampo a Cepova, poi sono tornato indietro e ho detto vabbè senti, sono Gorizia o San Mauro e sono andato giù a San Mauro. Però voglio dire, una giornata in cui, come dico, ovviamente uno deve sentirsela di farlo, cioè deve essere, lo fa col piacere di farlo, se no non sarebbe. Cioè, e a me quella volta mi è piaciuto fare quel volo, perché era un volo difficile, però mi sentivo tranquillo, non è che avevo problemi. E, giusto perché in quel momento, se no la giornata sarebbe finita in un volo locale, qua sull'aeroporto, no? Per cui ci ho provato, è andato, sono andato a trovare Pepi, il quale mi ha tirato su. A certe volte si ha più soddisfazione fare un volo da 200 km come questo, per condizioni difficili. Ecco, qui, vediamo se mi parla. Vediamo giusto un attimo, faccio vedere solo un attimo, vediamo se riesco. Senza andare veloci, senza appesantire la corda, un attimo, tagliamo un po'. Allora, lassù il bel volo, vedete su in qualche salina, a questo punto non si va da nessuna parte. Ecco qua, allora qui, andiamo a vedere se andiamo veloci magari. Lo vedete? Se no? Ecco, qui è esattamente il Berzenich, quello che abbiamo visto prima. Aspetta che ingrandisco un pelo, aspettate un attimo. Ecco, forse così è la misura giusta. Senza farlo vedere. Comunque andiamo veloci, qui il Verzenis. Allora siamo già qui, il server ci ha fatto più o meno al massimo. E a questo punto prendo, questo è il Piombada. Piombada, tutta la linea. Qui zoomare anche. Zoom ancora. Quindi siamo sui 1600, 1500, attraversato in questo caso la tanta quota, non so dove passare su. 1300, 1400 sul tempo, anche la quota, diciamo ancora. Perché voi ragionate con il discorso, diciamo, avete l'occhio di chi parte da rivolgere, secondo me. No, ma ecco, guarda, questo, posso dire una roba, questo è tipico, no, di chiunque. Cioè, se tu non ti metti nell'ordine di idee di volare, no, di proprio di dimenticarti di Edemondo, quello che siamo voi, cioè, siamo abituati a pensare a casa mia, Edemondo, di tutto il volo volante. Se tu quando esci dal collo di Edemondo e dentro il volo di Rivoli, vola su, devi dimenticare di Edemondo, se sei tua testa, oddio quanto lontano sono. Basta, Fabio, basta, dimenticato. Guarda, mai mi faccio no, quello che volevo far vedere, vediamo se si vede, se si vede, forse lo so. Se no, viene l'ansia. Guardate, no, guardate il bario un attimo, scusate, guardate il bario. La giornata, bella voi. Attraversamento di Gramonte, un 2, cioè, allora, cioè, stai prendendo l'energia che trovi per strada, non stai prendendo niente, anzi stai guadagnando. Abbiamo fatto assieme anche il primo pezzo? Sì, sì, tutto. Stai guadagnando, guarda quanto guadagni. Vieni più avanti,
A questo punto, lì vedete, siamo sullo stall, si cerca di fare la quota massima. La quota, sono tu, guarda, lì le 8. Che invece l'ossigeno, praticamente. Lì le 8, ho provato ad andare verso il nero, però comunque qui dentro era quello coperto. E guarda punto... cosa pista via Viviano. Hai visto qualcosa? Vabbè, ci sta. Si vedono anche se sei 70 all'ora in terra. Aspetta, qui siamo per questa corsa. Aspetta, vado un attimo. 160, che sborone. Non lo so. A questo punto... Non aveva visto cava ancora, che adesso lo fai. È interessante vedere, vedete, qui si cerca di salire niente, perché si volevo fare la quota massima per venire fuori. Però sono i salmi, la verità. Vorrei prendermi. Certo, sicuro, infatti, è vero, è vero. Vabbè, aspetta, se no andiamo per... Ma vai in stallo tu in termica? Cioè, vai in stallo in termica? Ma sai, lui sta su, Non ve lo devo dire, no, già si combina. A questo punto questa è la valle dove c'è Cepova. Vedete, la partenza da 1500, purtroppo per strada, poi c'era il giaio che mi fregava tutte le perni, mi asciugava tutte, no? A questo punto vedete si esce. Si vede la valle di Cepova. Infatti sto passando sopra Cepova. No, aspetta, atterrabile proprio. Non è lì però Cepova, attenzione. E questa è la valle dell'Isola, c'è Cepova. Sì, di là, sì. Quella lì c'è. Di là, ok. Era corretto. 1100, 1000. Altissimi. Dove stai andando così a carte? Verso Gorizia? E Gorizia, uscire su Gorizia dove entrava. Dove c'era la bimula, no? Bene, a questo punto, vabbè, senza farvi adesso si risale a Gorizia, no, però oltre, però vedete che non torno indietro nonostante il basso da 800 metri. Così bisogna già anche perché scusate, tornando indietro la si prende due volte se negativa. No, ecco, scusate una cosa, però la giornata si era incasinata perché entrava un vento da ovest, no? Il che non dava grande importanza sui costoni e soprattutto quelli di fatto, poi vediamo se per dove. Lì sei su Yoshina, no? Sì, lui si è dopo lasciato un anno, aspetta, tu non è andato oltre, provate, nonostante. Perché abbiamo provato a fare anche il pilone verso il riposo, e a un certo punto abbiamo detto facciamo il pilone più a sud del esatto. E non c'è ai Dussi da 900 metri, insomma, comunque c'è l'aeroporto sotto, si risale, sì. Insomma, è chiaro che diventa un po'... Peso un 0,2 lì, mica... Adesso non lo dico, vabbè, sì. Comunque, dai, se vedete sotto il vento, perché comunque l'ovest è andato, vabbè. Diciamo che quello è un punto delicato, guarda. Esatto, quello lì, ecco, vedi, questo è sempre un punto cazzuto, no? Quella uli dei bus. Quella lì è cazzuto perché se il vento viene da ovest... Esatto, infatti, va sotto vento, infatti lì dopo si risale. Però adesso senza farmi troppo, piano piano sono risalito, a un certo punto 1400 grandi quote, provo a risalire di là e non trovo niente, a questo punto però infilarmi nei casini dentro, intanto uno che era davanti aveva visto qualcos'altro. Vieni. A questo punto se vedete... non si sale, cioè qui si sono da Castelmonte o cose del genere, non salivo più. A questo punto dice vabbè, senti, ci provo. La Madonna non ha fatto il miracolo. Esatto, ha fatto il miracolo, a questo punto lo decide e esce fuori, sì, e cerca di prendere gli ultimi costoncini e va a atterrare San Mauro. Cioè, d'altronde ci abbiamo provato. Tant'è che non è che sta sopra Castelmonte fino ad essere col culo per terra, lui si è già avvicinato per stare sì, sì, esatto. E poi si è giocato le sue ultime carte in sicurezza su San Mauro. C'è di Borghi a San Mauro a 400 metri, 500, provi a salire. Infatti vedrete ci ho provato fino all'ultimo per provare. San Mauro è classificato all'aeroporto amico oppure? Sì, no? Dai, ormai non lo so, quella volta lui è atterrato senza che non ci sia nulla. Vabbè, a questo punto atterraggio e partenza. Allora, che vuol dire? Sì, torniamo. Torniamo un attimo. Perché era fa la scheda di San Mauro, perché io non so mica come. A questo punto, ecco, a questo punto vi dico rapidamente, vediamo qui il discorso, un'altra possibilità è verso ovest. Verso ovest io dico sempre, se questo è il congentine, provare almeno a fare che provo sempre la zona del rest, perché qui. Mentre prima avevamo un punto di confluenza che era il nero per andare a est, secondo me il punto di confluenza per ovest è il route. Il route rappresenta
che è quello laggiù per 2000 metri. Altra cosa è se voi venite da, se avete provato invece il Verzegni, se cose, si può anche provare quell'altra via qui sul, sul Monte Valcada, oppure se si viene dalla pedemontana pura, cioè dal, quindi dal Quaro, dal Flagel, cioè davanti, fare la pedemontana e sempre puntare a Prato. Quindi abbiamo tre vie lì. Meduno e Prato. Meduno e poi Prato. Meduno, esatto. Io di solito facendo questa, cioè almeno gli apposo i vari spigoli, e ovviamente qui sotto abbiamo fuori campo quello di Tramonti, che è piccolo. No? Ovviamente, insomma, diciamo proprio da noi. Oppure se no, arrivando sulla, sul davanti, poi da Raut c'è sotto Vivaro. Solimbergo. No, c'è, no, c'è Solimbergo. Lui Vignago. Piace tirare a lui con i giocatori. Vivaro. No, c'è Vignago. Dandolo. 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 Il Dandolo, oppure si torna verso Rivoli, bassi bassi e rotolando. Qui devo dire, abbiamo qui, secondo me, poi come diceva Stefano prima, c'è una bellissima presentazione di Rocca, Pedemontana Est, Veneto Slovena. Lo trovate su questo sito, cioè su YouTube, vi consiglio veramente di vedere, è fatto benissimo, okay. Con tutti gli aspetti della sicurezza. L'ho usato, per non inventarmi niente, l'ho usato, ho staccato alcune foto, appunto, perché il... diciamo è fatto molto bene, in più di dare le distanze. Lui addirittura qui prevede dei percorsi tra i 1300 e i 1000 metri in pedemontana, e come dico, lo vediamo adesso al contrario, veniamo dal Raut, c'è la palla dal Tei, e anche qui appunto abbiamo Magnago, abbiamo Sopo come, come punti di riferimento. Qui diciamo, io ho fatto, cioè questa è una foto che vi dice più o meno il percorso da fare. Anche qui siamo, questo qui è in sicurezza, però quella è la foto bella, questa è la foto invece di solito con cui voliamo, no? Cioè ci troviamo a avere giornate cosiddette fiape o incasinate, dove Raut ha il suo cumulo e giù abbiamo tutta la pedemontana un po' coperta o in ombra. E anche qui provandoci ad andare ovviamente queste condizioni si può, ci si può muovere. E qui abbiamo come divide lui appunto in tratti tutta la parte pedemontana che va appunto dal Cellino fino al diciamo ai, all'ingresso di dell'Uno dopo il piano del Cansiglio, sono 30 km. Qui abbiamo quello che sono la classica tipica condizione, no? È bella questa, no? È la tipica condizione dove tu puoi mai visto così correre, no? Sì, esatto. Però così ci puoi correre sotto e bene, no? Ovviamente queste sono basi nuovi direi sui 1500-1600, no? Così è bellissimo, ci puoi correre sotto, però spesso è frangiata e tutta altra roba. E sfrangiata. A questo punto l'altro pezzo è dal, quindi chi di Belluno conosce bene la cosa. Quindi vai le palle, Paolo. Non la faccio lunga, qui ovviamente avete il Paolo che conosce, no? I laghi di Redine. E cosa c'è? Questa è un'altra, la classica condizione anche lì, cioè secondo me queste sono le classiche condizioni di giornate deboli, fiappe, diciamo, dove però si può andare avanti con la sua... sempre facendo attenzione che questo poi sviluppa. Poi noi le definiamo fiappe, ma se senti Rock in questo video, lui dice questa è la giornata tipo... Sì, buona giornata, sì. Però cioè, sono... loro si muovono... Così, esatto, così. Sì, sì, è vero, infatti noi siamo per quello, torno a dire, come diceva anche... Alessandro prima, secondo me ci siamo abituati, cioè noi abbiamo questa idea del blu, delle basi a 3000, che però parlo di, cioè, se quella giornata lì vado a nord, io non vado qua, se è ben chiaro. Però c'è la giornata dentro chiusa, che spesso succede, non stiamo buttati via la giornata, usiamo qui, basta solo imparare un po', no? Questo dico, avendo ovviamente un po' di... Quello che secondo me è repellente per chi viene da est verso ovest, è il fatto che quando tu arrivi a Raut, almeno secondo quello che ho provato io, hai sempre questo cielo che fa veramente cascare le palle, come si suol dire. Perché il pezzo, soprattutto da Raut fino al Pizzoc, che ho fatto vedere prima, sì. È veramente più infognato, più cascare, esatto. Per capirsi, ecco, lì sopra, cioè veramente è
posto che ci vuole veramente coraggio, perché ti butti in una fogna totale, poi dal pizzocchi in poi. Poi esatto, sì, però devi avere di fare in apnea quel pezzo lì, che veramente. Devi crederci, come si dice. Anche perché c'è Aviano sotto, fax sotto. Dandolo, dandolo alto, basso, sì. Sono i capo spiegatissimi che hai messo. Quindi ecco, diciamo che questo qui là sono le antenne di Val d'Ubiane, giù, e questa è una situazione classica, no? Ecco, qui, dopo c'è l'altro pezzo che va dalle Valle del Piave alle Valle del Brenta, che chi pensa che qui è, diciamo, Leonardo l'ha fatto, no? Cosa? Poi qua si va, e poi si arriva fino al Fantastico. Questi sono ancora pezzi più lontani. E la cosa dire, ecco, qui è un volo, vi dico, questo è un volo, guardate, questo è un volo che, diciamo, ormai è sommato vicino casa, però porta a casa 550 punti quasi, no? Ecco, allora, come dire, non voglio dire, cioè, questo per il discorso di far punti, no? Voglio dire, no? 460 milioni. Ovviamente, anche con le stesse aliate, come vista la porta poi, va 500 strade, un volo a 500 punti, fatto, se guardate, con il primo pezzo 2005, il resto è tutto 1005 di media, 1006, no? Ecco, allora, è vero che la media è 64, quello che è 65, ci sono volute quelle 7 ore per farlo, no? Però, insomma, alla fine, se cioè, torni a casa, hai fatto un bel punteggio, una cosa, tutto sommato, mettendoci cosa, un po' di pazienza, no? Adolf è contento. E Adolf è contento, no? Giustamente. Qui niente, boh, c'è l'EGC, però non c'è il volo, boh, vedete magari cosa, no? Direi che vuoi farci vedere tutto, Stefano. Tu. Ma io sono velocissimo perché non voglio occupare il tempo. Ho fatto una mail, lui aspetta. Agli altri allora, scusate, no, scusate ancora un attimo, dopo. Ah sì, aspetta, tu. Avevi fatto delle slide anche su come fortunare. Sì, avevo fatto una slide sulla Non sono molto importanti queste cose. Perché su questo volevo dire una cosa, no. Ecco, è vero volare, però bisogna, come si diceva prima, c'è tutto l'aspetto di sicurezza, è cosa che è stato ben spiegato prima. E praticamente leggendo il famoso manuale sicurezza del volo in montagna, abbiamo delle condizioni in cui sicuramente sono da rispettare. No, indipendentemente da quello che si voglia fare, tutto, ma sono dei must proprio, no? Quindi sotto sempre voli andata e ritorno con degli 8, 8 fino a quando si supera la cresta e poi si passa a spirale. La stessa attenzione poi ai costoni, diciamo che sono poco inclinati perché sono molto pericolosi, perché se pensate di trovare un'ascendenza che non la trovate, li trovate sugli alberi. Quindi questo può essere veramente pericoloso, quindi se si appiattisce, diciamo, il costone, perlomeno cambia di inclinazione, alti oppure sul davanti, fuori, avrà sempre la via di fuga, perché questo è importante. Altro aspetto che questo, secondo me, diciamo, l'ho vissuto più di qualche volta, è l'effetto del cumulo che sta, perché magari c'è un po' di vento dal nord, perché qui spesso c'è un costone che fa un rientro così, avete il cumulo qui e il costone qui. Per andare dritti, spesso, oppure uno parte dal presupposto che se fino a 100 metri prima, 200 metri prima, il costone tirava benissimo, però lo portava, andare a infilarsi qui, ritroverete che qui avete l'ascendenza del cumulo che vi alza l'ala e vi spinge, vi fa girare verso il costone. E vi giuro che se è forte, non c'è niente da fare, cioè dovete crederci, pedaliere close, buttarlo giù e resistere a questa forza che vi alza. E se c'è tempo per uscire, se no diventare. Proviamo, lì esiste solo la prevenzione, essere veloci. Sì, ma anche il vederlo, sì, essere veloci, però anche vedere la situazione, perché il cumulo fuori vuol dire che c'è un'ascendenza. E spesso questa ascendenza magari riesce anche si porta dietro, qui manca anche il vento di caduta della flotta. Sì, tanto a proposito di vento di caduta, siccome adesso andiamo verso la primavera, ricordiamoci tutti. Che quindi sono spesso innevati in primavera. Esatto, sì. E quindi sono i primi generatori di discendenza che abbiamo. Bravo. L'aria scende lungo la neve, quindi è inutile andare a cercare ascendenze su un costone innevato, perché troverete, anzi, questa situazione qui, sì, esatto. C'è la discendenza molto violente, mentre dove finisce la neve inizia a esserci più o meno la parte. Esattamente, la stessa condizione, qui sostituite la neve, qui ci mettete la neve. L'ascendenza sarà qua fuori, tra bordo e neve di solito, eh? Poi dipende se c'è vento, la fa continuare, sì. Però se
non c'è vento, cosa, la scienza si troverà fuori. Quindi spesso. Ecco, un'altra cosa, questo è molto importante, è giustamente non spiralare mai sotto la cresta, e questa è una condizione che spesso si trova anche più, diciamo, come si dice, lì sulla zona di Sapata o cosa, lì. Quando entra al nord spesso c'è un effetto di vento che è innalzato di trovate bassi, perché spesso tutte le valutazioni le possiamo fare, perché possiamo, però succede di finire bassi per qualche insomma, abbiamo sbagliato la tattica, abbiamo sbagliato qualcosa, vi trovate ad andare a infilarvi sotto, addirittura nel costone che è al sole, ma è sotto vento. Allora, solitamente è molto turbolento, ma si torna a salire, cioè si risale, perché comunque c'è l'effetto Venturi di tutto questo vento che passa sopra, che risucchia, oltre all'effetto termico, anche il vento. E spesso sono molto turbolenti, cioè vi porta a salire, però, come dico, sono, io l'ho provato più di qualche volta, sono veramente strisce, tette sottili. Quindi se tu fai la termica, cioè cerchi di girarlo perché ti sembra potentissimo, è veramente pericolosissimo, perché farete un giro, mezzo giro, finché siete sul costone appena uscite, a più 5, più 6, dall'altra parte prenderete un meno 6, un meno 7, giù, no? E andate giù sprofondando. Siete, state girando, quindi sì, il discorso è se fai l'8, che al limite vai in discendenza e poi lo riporti fuori. Il discorso è se stai chiudendo un giro stretto, che dopo non c'è più velocità. Siete fermi e andate giù. Cioè di mettersi in modo diametralmente opposto. Per cui chi segue deve, deve avere una distanza tale che quando il primo vira, e nell'attimo che si trova come se fosse in un cerchio immaginario a 180 gradi, anche il secondo vira, in modo che tu che sei sul costone lo vedi, lui vede te, e quindi la distanza da mantenere in sostanza è una distanza tale che quando il primo esce dal costone e anche il secondo deve uscire dal costone, è come se in buona sostanza nell'uscita e rientro si trovassero in una posizione diametralmente opposta in un cerchio. Questo è molto importante, perché se uno mi trovo, se mi trovo troppo vicino, quello che è avanti non vede se l'altro è ancora uscito dal costone e sta facendo l'otto. Se io mi trovo troppo lontano, l'altro fa, fa il suo bel cerchietto, rientra e si trova l'altro. Quindi un 100 metri? Lì è inutile dire 50-180. Bisogna un po' provare e vedere che quando il primo esce, tu ti trovi e si trova in modo parallelo per rientrare, tu ti trovi in questa posizione qui. Quindi due alianti, uno esce, fa il suo giro, ecco questa è la posizione perfetta, poi l'altro riguadagna il costone, tac, tu gli vieni dietro. Questo proviamo a farlo in due e sicuramente ti garantisce la macchina la massima sicurezza quando segui uno in costone e in dinamica per fare gole lunghe. Ecco qua. Mettilo molto accelerato, se no perdiamo solo tempo. Mettilo più accelerato che puoi. Penso sia solo per far vedere che una lente veloce, insomma. No, no, perché sennò perdiamo a 20 ha detto tutto l'amico Viviano. No, hai fatto, è bellissimo questo invece il rientro a piedi corsi sulla cosa, secondo me, sì. Un tradino, un metro. Quello non è veloce, quello è salto termica. Ecco, qui sono passato molto basso, 1500-1600, non so fare, tutto il volo si giocava dai 1600-2000 metri, di cui non ci andavo, però pian pianino veniva avanti, questa è la zona, cosa qui è meno penso, no? Sì, sì. Ecco, questa è l'altra, queste sono le due zone buone dove sono a 150-200 metri si fanno, dove qui si parte, sono andato fino a Pinicolle, ma il volo non è che dica granché, nel senso che le spiegazioni di Viviano in buona sostanza riassumono, come dire, lui ha detto quello che poi io ho fatto su questo volo. Quindi andiamo avanti, si guadagna, qualche volta sono anche tornato indietro di 200-300 metri perché notavo che tornando indietro in qualche modo la cosa pagava perché ripartiva con 100 metri in più, e qui si tratta solo di abituarsi a volare una fascia di 200-300 metri. Perché c'è scritto 300 km di Gianluca Rossi là sopra? Beh, insomma, ha sbagliato. Io quel giorno devo assolutamente fare 300 km. No, ognuno la può pensare come vuole. È un caso di omonimia. Sì, scappa, prima di arrivare a Piedicolle c'è la montagna dove ha la cresta un pochino più alta, lì si riesce a fare quota. Poi per Piedicolle bisogna mettersi fuori in pace perché a fare il chilometro e tornare indietro si perde quota.
E a questo punto uno, dato che la rotta energetica l'ha già percorsa l'andata, non fa che seguire in modo rigoroso quello che ha fatto l'andata, e lo farà sicuramente meglio perché, come dire, già l'esperienza della prima passata all'andata e al ritorno non fa che andare negli stessi punti e fare quota dove ha fatto quota l'andata. Per cui sostanzialmente i tagli, è anche un volo abbastanza sicuro. Per cui una giornata, per cui quando ho detto che dovevo fare un volo, ho detto ma no, dove devo andare per aria? Una giornata come i 300 km non sono riuscito a fare, mi sembra che era anche a costa. Una cosa che mi ha fatto notare che Ariello invece è divertente, che volevo forse già notata, è che si fa sempre molto, cioè delle medie molto più alte quando si torna a casa, quando ci si allontana di qua, a casa. Sì. No, ma in generale, sì. Perché tu il problema psicologico allontanarsi lo fai con molta più prudenza. Bravo, sì. Come media significa che vai più basso. Sì, quando giri e torni a casa, improvvisamente ti scatta l'embolo e parti a velocità, ma c'è una differenza anche di 10-20 km all'ora di media. Infatti nella stessa anche area. Perché torni alla... perché passi in punti che già hai passato. Ecco, ragazzi, quando fai il ritorno che passi un po' quello. Tant'è che se vedete io, pur di andare avanti, sono arrivato a 6100. Quando vai ti fai cercare, perché sono fuori. Quando torni, tu li passi esterno e sono. Sì, no, qui sul... arrivi più alto, è partito che sono. Invece quando vai, ecco, questa è la via, sulla via è via che paga sempre, quella che fa tutti. Questa è la classica via dove siete in sicurezza, siete in sicurezza nella parte est, nell'aeroporto quello sloveno di Bobek. Poi tornando indietro avete Tolmino e avete anche... Sì, ma non dove sei adesso, sì, non dove sei adesso tu. No, no, dove sono io adesso avete Rivoli prima, poi abbiamo Magnago, Dandolo, se non ci sono i paragottisti non capisco. Quindi lì sei su route. Ecco, lì sono su route, lì sapevo che devo fare la massima e arrivare sul 21 a 2000 metri per entrare nel Brunese. E questo... sei andato dentro da lì. Ecco, poi sono partito per il Resettù, perché il Resettù... Il fondo. Vedete che purtroppo mi fermo anche su 03, 05, 09, 100 metri volevano fare la differenza quel giorno. In fondo a Resettum non c'è stato verso di salire, più di 1700-1800 non mi ricordo, non si riusciva a fare, quindi mi sono messo il buon impaccio e ho detto per fare 300 torniamo sulla zona che comunque avevo già passato due volte, che conoscevo, ritorniamo sul nero, se riesco a fare il nero i 300 sono fatti e così poi è successo, perché sono andato avanti anche basso, vedete, 1400, 1500, non importa perché tanti sono in sicurezza su Rivoli lì, 1200, 1100 sono giornate che bisogna tirare su tutto quello che si trova, anche un 05, 07 se è cattivo, andare avanti senza fare una virata e poi c'è abbastanza interno lì, no? Sì. Lì funziona di più, però. Lì funziona lì. No, lì sei sopra tramonti. No, lì funziona bene. Sì, ma questa qui è la quota, no? Sì, sempre bene. Per quello dico, bassetto? No, ma come bassetto? È 1000 metri? Sì. Ah, beh, allora. Sì. Come arrivo lì sotto? Ecco lì. No, vedevo lì e lei sono stato costretto a tornare indietro perché pensavo di fare quota più avanti, invece ho pensato di tornare indietro a fare 1800 e ripartire, quindi si perde tempo, però parti con 1800, non parti con 1500-1600. Mi trema la prua, ero emozionato. Lì sono. Dove sono? Sì. Lì sono sul posto in Cicco, poi c'è il Gramonte posto in Cicco e fin qua va tutto bene, fino a Raute sempre, scusate, fino allo Stone sempre l'autostrada, poi sullo Stone uno deve cominciare a fare quattro ragionamenti, lì non so in quanto sono arrivato sul 1500-1700. Guardate che fatica per fare 100 metri però. E lì sono andato subito, non ho fatto un dritto sul nero ma su quella zona che vi dicevo che è importante, e lì capivo che era il massimo che potevo fare, poi ho detto vado avanti sul nero perché sennò i 300 non vengono fuori, e sono tornato indietro. Ecco, e a
questo punto sono tornato indietro alla massima, efficienza, ritornando a fare lo stesso percorso energetico che avevo già fatto due volte. Qui insomma un volo semplice, tutto sommato, però è, che mi ha dato soddisfazione perché quello che devo fare quel giorno l'ho fatto. Questa è la è un primo file di questo, tra l'altro piccola anteprima, nelle prossime settimane quando finirò di litigare con il formato QP in data non lo so, però prima che inizia stagione avremo una nuova versione di Atterrabili super calda aggiornata con una serie di grosse novità, perché c'erano effettivamente, come ci saranno ancora, c'erano errori clamorosetti, soprattutto perché nessuno si era mai preoccupato, devo dire, perché abbiamo sempre ereditato il robe di altri, nessuno si era mai preoccupato di verificare spesso addirittura la posizione. Per dire una cosa clamorosa, Cimolais, che parlavate prima di andare messo di là, era messo in un campo tra virgolette sbagliato, cioè c'è un campo lì. Sì, c'è campo di volo. No, però invece di essere lì la posizione, era in un campo un po' più su, tipo 500 metri, però se uno va lì convinto di dire ok, questo è il campo. Sì, poi magari si vede. Sì, boh, però no. Per dire che non era bellissimo. Ma questo è meno, altre cose sugli aeroporti c'erano degli vari. Boh, qui uno si può scaricare la mappa, la mappona, quella che facevamo prima, cioè un pdfone ed è una mappa per le quote minimali. E c'è poi sulla parte download, c'è tutta la parte suddivisa che ha fatto lui, delle altre, sulla parte download hai fatto tu, grazie. Prima 200 anni fa. Sulla parte download c'è tutto quanto diviso, ci sono i file. Una domanda, è possibile avere il libricino dei fuoricampo? Aspetta, adesso è la parte mia quella. Okay. Se lo stampi tu non serve più nell'interno sul libricino. Ti stampi direttamente i file che adesso noi abbiamo fatto. Dopo mi dici. Molto bene. Certo. Secondo me, faccio quella, la rete un po' ferma o è il sito che è fermo? No, è il sito che è fermo. Ah, tutto bene. No, perché vedo che qua continua a litigare. Nel frattempo ho fatto Zolini 18, come siamo? Potrei... Soprattutto con il regolamento truffa, che, a che punto siamo? Il regolamento è sempre quello, è immutabile. Sì, decidi all'ultimo, quindi è molto serio. No, abbiamo applicato nessun coefficiente quest'anno, quindi sulle regole dell'ultimo momento. Eccolo qua. Boh, qui sono suddivise sulle parti della sicurezza con tutte quante le mappe, le varie cose, i file per LK per la navigazione, gli spaziali, vedo però sono obsoleti. Però insomma già, sì, beh, quelli vanno sostituiti, poi troveranno quelli nuovi. Importante sulla lettura dei corsi, ci sono tutta una serie di cose, io ci tengo molto la parte 3 che mi è piaciuta molto, li abbiamo rubato dagli altri siti, che sono tutti i quadrini di volo che abbiamo zanzato in giro. Sono bellissimi. Questo ricordatevi è la vostra Bibbia. Sì, Calcroy. Questo è il libro più importante nella formazione di un volo velista che io abbia trovato finora. Ok, passando ai fuoricampo, brevemente, così poi andiamo via. Abbiamo aggiunto dei fuoricampo, tra l'altro quelli che siamo andati a vedere, in più io autonomamente ho sbattuto dentro, era un pezzo che volevo farlo, Vidor. No! Sì, perché è una nave superficie, quindi se la una superficie. Vidor, no. Io non l'ho mai vista, però. Io l'ho vista come. Ho avuto la fortuna di Google Earth coperta bene. Dove l'hai messa? Vidor, l'ho aggiunta io. Ah, eccola qua. Eccola, gli apri pure così vi faccio vedere, Vidor, apri. Ok. Qui bisogna correggere, sì, ho scritto già, io correggi le cose di. Ma perché iniziato da basso e messo ancora l'immagine? Non ho fatto rossa. Niente di quello, non so cambiare i colori. È difficile. Allora, vai giù a basso, qui c'è scritto link utili su tutte quante le schede che ci sono. Ci sono due link. Il primo link è quello. No, prova a toccare questo che ti uccido. Aspetta. No, il primo link è un file KMZ di Google Earth, dove praticamente questo file voi lo aprite in Google Earth. E all'interno, poi vi mostro, ci sono tutti segnati, un file che ho ereditato e ampliato, tutti i campi nostri, più altri campi, aeroporti, tutte le vette più famose delle montagne, così potete studiare anche l'orografia, ma soprattutto all'interno dei vari file che trovate, cioè, tu li caricate questo file? No, però, no, praticamente sì, vedete, sì, vedete i file, trovo un H, quello, tipo Cecilento, ad esempio. Se voi andate sopra, questo è mio, per cui questo è solo, per cui non c'è. Se voi andate sopra così, provo a far vedere un attimo, se vai sopra il punto che
dove c'è sì. Compare non so se avete notato ma io ho anche il database delle termiche no bello io non ce l'ho quello lì ma qua ragazzi siamo avantissimo ecco praticamente se andate sopra il punto che verrà indicato con l'H sì. c'è il collegamento ipertestuale che vi porta a, direttamente alla scheda del quello. Coso poi la parte ce ne sono un po' ma cazzo io non ce l'ho ma dove hai trovato cazzo paghi io ti do che merda poi fai vedere di nuovo il sito un attimo la no, parte no questa me la date Porro buongiorno non darle a tutti tiene lì mi raccomando sì ma ogni montagna c'ha una sua termica faccio sì. tutti di fare così non sono punti segreti no ma infatti no. Torna un attimo al sito sotto il collegamento questo qui nel file di KMZ c'è il file che chiedeva lui prima che è schede di volo praticamente sono schede 13x19 hanno una soluzione PDF? No, non sono PDF, sono in formato JPEG che tu porti con la chiavetta da stampare e ti stampi nel formato. Io l'ho stampato 13x19, l'ho messo in un rilegatore tipo fotografico e sono a posto. Le schede utilizzano le informazioni di massima del sito con le foto diciamo che secondo me rappresentavano. La prima foto, scarica una scheda un attimo. Ma non mi sta rispondendo il sito. Non ti risponde il sito. Benissimo, ma la scheda è chiaramente fatto un po' meglio secondo me delle schede vecchie classiche che avete visto in giro. Non c'è più la mappa, quella delle autostrade lì che l'ho eliminata. Ho messo una foto dall'alto di Google Earth con indicati i campi colorati rosso. Queste sono immagini di Vidor, però rubate su Google di Street View perché non siamo stati. Quindi ci sono tutte le informazioni del campo e poi vanno corrette due o tre cose con la classificazione bassa, alta, difficile, non difficile. Poi sempre all'interno di quei file lì c'è un file che riassume in pratica tutti i fuoricampo con una classificazione che ho fatto io un po' insieme a lui, in cui ho classificato chiaramente i campi come atterrabilità piena nel senso di un aeroporto. Ci sono campi facili, ci sono campi gialli che sono quelli medi e poi ci sono quelli rossi tipo Malborghetto che chiaramente ci sono, però come diceva giustamente lui sarebbe un po' meglio evitare. Questo per quanto riguarda tutto il lavoro strutturale che è stato fatto. Per quanto riguarda il fuoricampo, siamo in discussione per mettere dentro il fuoricampo di Glanz che abbiamo visitato col Fantuz, però non ci ha convinto molto. Glanz praticamente è un fuoricampo che al momento non abbiamo inserito, le foto e tutto quanto, però non siamo convinti perché è vicino, è importante perché è vicino a Lienz. Però quando siamo andati lì a vederlo io e lui, siamo guardati in faccia, c'erano tante linee elettriche, abbiamo detto andiamo avanti perché non è proprio strategico. Sì, non è strategico, quanto, in realtà quanto distanza? Sarà 20 km da lì. Appunto, quando vado dalla Lienza, prima o più non è bassissimo. Sì, sì, appunto. Diciamo che c'è, però meglio lasciarlo stare secondo noi. Poi, poi di fuoricampi importanti che abbiamo inserito sono per esempio Malta, l'abbiamo fatto io e Fantuz, che è fatto molto bene, abbiamo avuto, non ci sono tante foto, però abbiamo avuto la possibilità di stare proprio lì, di esaminare bene tutto quanto no, l'entrata. Abbiamo ancora messo Malta. Però. Certo che ho messo Malta, è sotto l'Austria, se ne cerca in Slovenia. Ah, è un stato Fantuz. Certo, lo spostare lì dentro, lo fanno. Fax è riuscito a spostare il fondo internazionale. Certo. No, però c'è qualcosa, Fabio, c'è qualche cosa nella linea che non va secondo te oppure ogni tanto rallenta. Magari collegati al telefonino. Sì, qua. Il hotspot. Se c'è il 3G con team con un laboratorio. Ogni tanto mi dà qualche problema. Solo se sono 2 mega garantiti. 2 mega? No, perché non so bene se non risponde nel server. Non abbiamo fibra ottica. No, è proprio il sito che non risponde. No, no. Vabbè, comunque insomma, c'è Malta che ha fatto benino sia... Ha... Che fatto... No, è fatto benino. No, 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 perché vedo bene. Ah, cosa? Risponde. No, no, l'ho guardato tutti ieri. Poi abbiamo aggiunto il fuoricampo, molto bello, di Lendorf. Che è in Austria e precisamente nella valle che praticamente per capirci dietro la parte della Drava esattamente. Quello è molto bello, abbiamo visto che è facilmente visibile come indicato nella scheda dalla cava, c'è una cava con laghetto per cui quello lì è un punto di riferimento vicino a quello, vicino a Spitta c'è Paternio che è lo stesso buon campo, siamo stati lì vedendo, c'è la scheda e alla fine ci sono i due campi ultimi della visita che dai nomi degli scopritori
l'abbiamo chiamato Faxtuz e Giants. Su quel campo lì, in pratica, c'è una grossa polemica su quei due campi. Sì, perché distano pochissimo e lui voleva mettere un unico campo. Io sono al contrario. Beh, nel file le cose vanno mantenute separate. Quindi nel file invece che c'è sul vostro e come l'hai chiamato? Col suo nome, Ghost. Ghost, dove vai? A Ghost. Che vuol dire? No, ma gli sloveni lo chiamano così. Ha capito, ma noi se mi dite fa tu dove sei a Ghost? Io non vengo a prenderti. Vedi. A proposito, quindi qua lo troverete come Ghost, mi dispiace. Per chiudere una chicca che molti di voi non sanno. Nei prossimi, credo, pochissimi anni Google Earth cambierà, e già ha cambiato, ha adottato un sistema di riferimento georeferenziale molto figo, secondo me. Chi è quello? Solito turista tedesco? Esatto, sul posto ci sono i filmati con i commenti originali del fanturi. Possiamo sentire uno? Mi ha fregato. Questa è Malta. Comunque Fantuz descrive il campo dal vivo, dice cose interessanti belli. Qui c'è la video analisi, queste le video analisi, mie fantastiche, sono ci sono 40 minuti di video analisi per ogni fuori campo. Certo, perché uno deve capire dov'è il fuori campo, no? Diceva. Aspetta, sta parlando. Sì, alza. No, non importa se non alzi. Alza! Vai, che roba, là! Bello questa qua! Aspetta che... È strategica perché è sulla valle che porta su a... quello che va a Mountain. Valle sì. Riuscite a sentire qualcosa? Mentre se vogliamo atterrare nella parte opposta, attenzione perché il sottovento, la parte finale, devono essere fatti assolutamente sopra il pilone, i fili dell'alta tensione che delimitano lateralmente questo campo. Molto grande, molto bello. Per cui se da Mountain Dove abbiamo difficoltà di rientro, oppure se da Spitzbergen non riusciamo ad arrivare all'aeroporto di Mountain Dove, sicuramente Malta è il nostro fuoricampo per andare giù in sicurezza. Sembra quasi un venditore, ragazzi. Malta c'è anche il pilone dei 300 km di là. Ah, ecco, sì, è vero. Per cui serve. Quello sotto. Se invece facciamo sul vento dall'altra parte, c'è una stradina proprio lì vicino, quindi è bello. Sì, sì, è comodo. E anche un ristorantino. C'è la cascata che ti fa riferimento. C'è il ristorantino e la cascata. Cosa aspettiamo per la linea? Saluti. Ma c'è la linea parallela. L'unica cosa che secondo me è interessante, e questo è anche per Fabio che deve venirci a trovare, chiaramente se andiamo in posti conosciuti, ma se entriamo in campi magari che non sappiamo, il nuovo sistema che adotteranno, hanno già iniziato ad adottare, che credo si interfacceranno con questo sito qui che si chiama UW3W, in pratica cosa fa? C'è uno che gli è venuto in mente, una stupidata che però è geniale, ha diviso tutto il mondo in quadrati 3x3, per cui questo punto in cui dove siamo io e Giaio non ha dei numeri, ha un nome, ad esempio tradotto in 20 lingue, si chiama, non so, casa, scarpa, luna. Per cui se tu devi dire a Fabio dove sei, non gli dai più le coordinate, casini, con le traduzioni, ma tu gli puoi dare sia la via, se c'è chiaramente, perché è comodo, però se tu non hai via, sei in mezzo al campo, eccetera, tu gli dici sono casa, luna, quello che è, tu lo scrivi nel codice di ricerca che è uguale a Google Earth e ti porta esattamente nei 3x20 quadrati dove sei. E questo dicono da quello che ho letto, non sapevo io. Il terrazzo di casa mia è già letto. Esatto, per cui non si può sbagliare.